So, ci andremo a provare l'Emassist boostato su Warzone 3 tramite l'impostazione segreta che vi ho mostrato. Abbiamo denominato cheat legale e promette di aumentare la nostra mira assistita in gioco. Abbiamo visto che nel poligono di tiro funziona. Se ti sei perso il contenuto, è il video precedente a questo. Oggi ti propongo una super partita fatta con questo metodo. Ci saranno un sacco di kill e ti chiedo come vengono traccati, agganciati i nemici, il centering. Insomma, presta attenzione a queste kills che farò. Scrivi qui sotto nei commenti cosa ne pensi. A fine di questo video ti dirò quello che realmente penso su questo Emassist boostato, senza ovviamente l'utilizzo di Cronus, di S4, vari cheat. Insomma, vi ho già detto tutto. Lascia un like, un commentino ed iscriviti. Gustati questo video. Ci becchiamo alla fine con le considerazioni finali. Ok, scappa pure. Very very bonds questa. Ci sono altri? Bene. Cosa? Raga, cioè stavo super distratto, vi giuro. Stavo veramente super distratto. Ok, me la svini un secondo, raga. Dove è andato? Andiamo a prendere questi. Penso siano qua, eh. Me ne vado un attimo. Non riesco a capire se è top tetto questo. Ma dai, che cazzo. Dai, entra. Abbastanza sfortunato. Dov'è? Ah, ne ho anche uno vicino però. Mi sa tipo qua dentro, penso. O tipo addirittura qua, forse. Che cavolo, me l'ha acciulato. Andiamo. Oh cavolo. Via via via, c'è uno qua. Soldato nemico in arrivo.
Aspetta, raga, che sto... No! Madre mia, oh, ma che cavolo, guardate com'è. Che sfiga. Comunque, raga, devo dire che a volte questa impostazione qua, secondo me, che sto usando, worka. La sento, eh. Cioè, sento, vi parlerò bene tutto quanto, comunque... dai, eh. Mi sa che si è buttato uno giù. Come cavolo è andato questo, raga? Non me ne vado da qua, bruttissima sta zona. Ok, let's go. Sembra workare, dai. A volte sì, a volte meno. Però sì, insomma. Non sopra questi, mi sa, eh. Deve essere qua. Ma dai, oh, che cacchio era che mi ha rallentato? Non ci voglio credere. Sta cacchio di cosa che mi ha rallentato cos'era? Ma perché mettono queste cose? Che sfiga. Spero che questa partita vi sia piaciuta e siamo qui finalmente con le considerazioni finali. Adesso sarò brutalmente onesto e cercherò di spiegarvi quello che secondo me fa realmente questo cheat legale. Dal mio punto di vista funziona, sì, sono molto sicuro che funzioni in determinati casi. Ho sentito, insomma, in alcune occasioni una mira assistita un pochino, poco ovviamente, non tanto, però comunque boostata. Nella maggior parte comunque delle situazioni ho fatto giocate che di base faccio sempre. Quindi posso quasi affermare con certezza che questo metodo è più indicato per chi magari non sa attivare l'aim assist e magari fa fatica, insomma, ad attivare l'aim assist rotazionale assieme all'aim assist della visuale, insomma, della parte, diciamo, di mira, insomma, quello col padino destro. Grazie a questo cheat, possiamo chiamarlo così anche se non è, cioè soltanto un drift, si può concentrare di più sull'aim assist rotazionale, quindi a muovere l'altra levetta, in quanto questa per il gioco risulterà sempre attiva, quindi avrete una sorta di aim assist sempre attivo, sempre tra virgolette. Perché vi dico questo? Perché nel mio caso, che comunque mi reputo abbastanza bravo ad attivare entrambi gli aim assist, a combinarli assieme e a far sì che la mia mira sia abbastanza buona, non ho sentito tutta questa miglioria, perché di base sono già in grado di far tutto ciò. Ecco, secondo me è più un fattore che potrebbe aiutare chi è alle prime armi e non sa magari attivare questi aim assist. Il problema, come vi ho sempre detto e come vi scrivo sempre in descrizione, non usate questi metodi e comunque in un qualche modo automatizzano queste cose, non vi permette realmente di migliorare. Se volete migliorare dovete allenarvi, poco da fare, non esistono metodi, anche se altri pro player utilizzano questa cosa. Per esempio Joe ha sempre una zona morta molto bassa in modo da avere qualche volta del drift, lui stesso lo dice nei video, gli piace questa cosa e magari si trova bene perché ogni tanto
tanto c'ha quel bustino di aim assist in più. Però fa la differenza? Assolutamente no. Impegnati, migliora e allora sì che farai la differenza. Questo è un mio consiglio. Lascia un like, un commentino, iscriviti al canale. Grazie mille a tutti quanti per il supporto. Ci becchiamo alla prossima. Un bacione. Ciao raga.